Colleghiamo con Riccardo De Signore di Borse.it. Buonasera De Signore. Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco, pur essendo un inizio settimana, la settimana del Natale, sappiamo quanto sia particolare per tutti i mercati, è stata una giornata con rialzi particolari. Come mai? Sì, essenzialmente è una tipica settimana natalizia, quindi i volumi sono ridotti. Comunque abbiamo visto gli investitori privilegiare il comparto azionario rispetto alle valute, in particolar modo quest'oggi abbiamo registrato per quanto riguarda le valute una particolare debolezza sul fronte dell'euro franco-svizzero. La valuta europea ha comunque raggiunto nuovi minimi storici, minimi che sono stati aggiornati rispetto alla scorsa ottava. In scia le parole e all'incontro che si è svolto nel fine settimana fra il Presidente della Banca Centrale Svizzera Hildebrand e il Governo Federale Elvetico, dove appunto si sono rimarcate le debolezze strutturali dell'Europa, la non convinzione per quanto concerne le posizioni prese dalla Banca Centrale in questa fase di mercato e dunque le prospettive per quanto riguarda il cross nei prossimi mesi potrebbero addirittura vedere scivolare il cambio euro-franco-svizzero sotto la soglia di uno, addirittura il Governatore della Banca Centrale Elvetica ha indicato in 0,5 un potenziale tasso di cambio e ovviamente questo potrebbe avere dei risvolti molto negativi per quanto riguarda il settore industriale, le esportazioni e il settore turistico del paese elvetico e di conseguenza il governatore ha chiesto che vi sia una riunione straordinaria, una sessione straordinaria unita dalle camere elvetiche da convocare a gennaio che preveda sostanzialmente uno stanziamento di 16,5 miliardi di franchi svizzeri a favore del Fondo Monetario Internazionale per sostenere la valuta del vecchio continente. In un flash ancora dei signori. Sì, detto questo appunto bisogna sottolineare come gli investitori a tutt'oggi non abbiano dato ancora fiducia alle manovre portate avanti dalla Banca Centrale Europea per sostenere la valuta unica europea per quanto concerne l'immediato. Ringrazio ancora Riccardo De Signore di Borse.it e da Marco Sabene, buona serata a tutti con i programmi di Radio 1.